Una Photoshop! Una Photoshop! Una Photoshop! Una Photoshop! Una Photoshop! Ciao, nonno di Francesco! Allora, questa manifestazione che si è tenuta a Roma dal Papa è stata organizzata dalla Fondazione La Fabbrica della Pace e, diciamo, quindi ha coinvolto insegnanti, genitori, il Ministero dell'Istruzione e quindi anche la Conferenza Episcopale Italiana. Quindi il Papa ha preso spunto con questa parola, Fabbrica della Pace, perché la pace, insomma, la fabbrica, perché dice che la pace si deve costruire mattone per mattone. E i mattoni di questa fabbrica sono proprio i bambini. E il Papa si rivolge ai ragazzi in questo modo. No. Cari ragazzi, no. Vi ringrazio dell'invito che mi avete fatto, dice il Papa, rivolto ai ragazzi che erano presenti nella sala Nervi. È un bel posto di lavoro questo, perché si tratta di costruire una società senza ingiustizie e violenze, in cui ogni bambino e ragazzo possa essere accolto e crescere nell'amore. C'è tanto bisogno di fabbriche di pace, dice il Papa, perché purtroppo le fabbriche di guerra non mancano. La guerra è frutto dell'odio, dell'egoismo, della voglia di possedere sempre di più e di prevalere sugli altri. E voi, dice il Papa ai ragazzi, per contrastarla vi impegnate a diffondere la cultura dell'inclusione, della riconciliazione e dell'incontro. È un bel cammino questo, che richiede coraggio e fatica, perché tutti comprendano la necessità di un cambiamento di mentalità per garantire sicurezza ai bambini del pianeta, in particolare a quelli che abitano in zone di guerra e di persecuzione. Il termine fabbrica, dice il Papa, ci dice che la pace è qualcosa che bisogna fare, bisogna costruire con saggezza e tenacia, ma per costruire un mondo di pace occorre incominciare dal nostro mondo, cioè dagli ambienti in cui viviamo ogni giorno, la famiglia, la scuola, il cortile, la palestra, l'oratorio. Bambini, vi sto leggendo le parole che il Papa ha detto a dei ragazzi come voi. Quindi vi prego, cercate di ascoltare, 2 minuti e abbiamo finito. Allora, continuo. Dice il Papa, è importante lavorare insieme alle persone che vivono accanto a noi, gli amici, i compagni di scuola, i genitori, gli educatori. C'è bisogno dell'aiuto di tutti per costruire un futuro migliore. Agli adulti, anche alle istituzioni, compete di stimolarvi, di sostenervi, di educarvi ai valori veri. E voi, mi raccomando, non arrendetevi mai, nemmeno di fronte alle difficoltà e alle incomprensioni. Ogni vostra azione, ogni vostro gesto nei confronti del prossimo
può costruire pace. Ad esempio, dice il Papa, se vi capita di litigare con un compagno, fate subito pace. Chiedete scusa ai genitori o agli amici quando si è mancato in qualcosa. Il vero costruttore di pace è uno che fa il primo passo verso l'altro. E questa non è una debolezza, ma è forza, la forza della pace. E quindi il Papa dice, come possono finire le guerre nel mondo se noi non siamo capaci di superare le nostre piccole incomprensioni e i nostri litigi? I nostri atti di dialogo, di perdono, di riconciliazione sono mattoni che servono a costruire l'edificio della pace. Un'altra cosa molto bella della vostra fabbrica, dice il Papa, perché si parla di questa fondazione, la fabbrica della pace, è che non ha frontiere, si respira un clima di accoglienza e di incontro, senza barriere o esclusioni. Di fronte a persone che provengono da paesi ed etnie differenti, che hanno altre tradizioni e religioni, il vostro atteggiamento è quello della conoscenza e del dialogo, per l'inclusione di tutti, nel rispetto delle leggi dello Stato. E poi avete capito che per costruire un mondo di pace è indispensabile interessarsi alle necessità dei più poveri, dei più sofferenti e abbandonati, anche quelli lontani. Penso ai vostri tanti coetanei che solo per il fatto di essere cristiani sono stati cacciati via dalle loro case, dai loro paesi, e qualcuno è stato ucciso perché teneva in mano la Bibbia. E così il lavoro della vostra fabbrica diventa veramente un'opera di amore. Amare gli altri, specialmente i più svantaggiati, significa testimoniare che ogni persona è un dono di Dio. E la pace stessa è dono di Dio. Un dono da chiedere con fiducia nella preghiera. E quindi qui il Papa sottolinea l'importanza di essere testimoni di pace e di amore attraverso la preghiera. La preghiera è parlare con Dio, il nostro Padre che è nei cieli, e confidargli i desideri, le gioie, i dispiaceri. La preghiera è chiedergli perdono ogni volta che si sbaglia e si commette qualche peccato, nella certezza che lui perdona sempre. La sua bontà verso di noi ci spinge ad essere anche noi misericordiosi verso i nostri fratelli, perdonandoli di cuore quando ci offendono o ci fanno del male. E infine, dice il Papa, la pace ha un volto e un cuore, il volto e il cuore di Gesù, il Figlio di Dio che è morto sulla croce ed è risorto proprio per donare la pace ad ogni uomo ed a tutta l'umanità. Gesù, dice il Papa, è la nostra pace perché ha abbattuto il muro dell'odio che separa gli uomini tra di loro. Quindi questa è la lettera che il Papa ha scritto in occasione dell'incontro con i ragazzi proprio in questa giornata della pace. E quindi penso che avete ascoltato, spero che abbiate ascoltato qualcosa e che mettiamo in atto quello che il Papa ci ha raccomandato. Quindi in pace con tutti, di non litigare con nessuno, questa è la prima cosa che possiamo fare noi ragazzi. Poi i grandi faranno, insomma, faranno quello che devono fare da grandi. Noi vi sosterremo in questo percorso e quindi vi faremo capire che dove non c'è la pace, ecco, non ci può essere una vita serena, e quindi dobbiamo tendere a questo, star bene insieme tra di noi, volerci bene, essere tutti fratelli e perdonare, saper perdonare chi ci offende, chi ci tratta, chi ci fa del male, e per far capire il male che ha fatto. Eventualmente, se ci riusciamo, abbiamo già raggiunto un ottimo risultato. Grazie a tutti. Una domanda. Vediamo un po' se sapete rispondere. Chi è Papa Francesco? Il Papa? Anche. Poi, chi è Papa Francesco? Non sento. Come un? Chi è Papa Francesco? Vabbè, è stato detto che è un costruttore di pace. Allora io dico,
pochino. Chi è Papa Francesco? Vicario di Cristo. Oh. Sì, quello che porta la pace, sì. Successore, ma quanto siete bravi, siete quasi teologi, eh? Complimenti agli insegnanti, in particolare a quelli di giovani. Allora, io però vi dico una cosa, che il Papa Francesco, prima di tutte queste cose che avete detto voi, è un cristiano. È uno che ha come maestro Gesù. E quale università si fa per diventare cristiani? Conoscete un'università dove si diventa cristiani? Dove c'è? Non c'è un'università. Il seminario si diventa preti, non cristiani. Perché tua mamma non è andata in seminario ed è cristiana lo stesso. E allora, vedete, Papa Francesco è un costruttore di pace perché ha come maestro Gesù. E lui è andato a scuola da Gesù ogni volta che da bambino ha pregato, è andato a messa, è andato a catechismo, ha ascoltato il Vangelo. Lui è diventato un costruttore di pace perché ha imparato a incontrare Gesù. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, perché la pace non è una formuletta, non dico ci mettiamo d'accordo così stiamo bene. La pace nasce dal cuore, eh? E lui la pace ce l'ha nel cuore perché incontra e ha incontrato Gesù, va bene? Sentite, ma tra due persone che sono indifferenti tra loro ci può essere la pace? Sì o no? Chi è d'accordo, chi dice sì e chi dice no? Alzate la mano senza far volare il palloncino. È più facile fare la pace con vostra mamma o con una persona estranea? E perché è più facile fare la pace con la mamma? Perché la mamma ci vuole bene. Allora il segreto della pace sta nell'imparare ad amare gli altri, ad essere amici degli altri. Papa Francesco questo lo ha imparato e perciò è un uomo di pace. Noi possiamo essere costruttori di pace non solo se parleremo della pace, ma se anche noi andremo a scuola dal maestro che è Gesù, perché quello ci insegna la pace, l'ha detto anche Papa Francesco in quello che ci ha letto la dirigente. Allora io vi auguro di essere degli ottimi alunni, di prendere bravi voti, ma di essere alunni del maestro più grande Gesù, che ci insegna ad amare e ci rende costruttori di pace. Auguri a tutti.